siamo i campioni dell'Italia, oh, i campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi, siamo noi, i campioni dell'Italia siamo noi. Siamo noi, ragazzi, siamo campioni d'Italia, abbracciamoci. Ma che stai a fa? Ricordati che squali stanno arrivando. Benvenuti in questa nuova trasmissione. Ragazzi, se vi devo portare la figa in live, non ve la porto. Hanno banato Grembaud. Che scappa! Ma che stai a fa? Ricordati che i squali stanno arrivando. Hello! Fresh! Ciao ragazzi! Benvenuti in questa nuova trasmissione di cucina! Nonna Lucia! Top chef selezionata per la prova del cuoco! Prova del cuoco, Hello Fresh Cerbero! Farò benvenuta Lucia, grazie, farò del mio meglio. Carica. Com'è l'audio? L'audio è bellissimo, è cristallino. Perfetto, guarda Simone, penso che tu sarai più bravo di me a cucinare. No, non lo so, vediamo, tutto può succedere, ma Gianluca farà qualcosa, come suo solito non farà un cazzo. Beh Simone, io mi considero uno dei migliori chef, sicuro il migliore tra noi, quindi sicuramente ho avuto qualcuno che mi ha insegnato bene e oggi lo vedrete, perché io sono cresciuto vedendo mia nonna cucinare. E anche mamma era una bellissima certo. Allora, intanto vi voglio far vedere qua la preparazione proprio chirurgica di tutti gli ingredienti, procedimenti già studiati a memoria, perché come vedete qua Hello Fresh ovviamente, oltre a mandarci tutti i vari ingredienti per comporre un piatto, qua c'è anche la lista, ci dice anche come si faranno tutti quanti i vari procedimenti, e nonna Lucia se li ha studiati dall'una e mezza fino ad ora meticolosamente. Nonna Lucia ha studiato un po' di più. No, comunque una precisione veramente chirurgica, meravigliosa. Sì. Vabbè, cioè, ma io nel mio piccolo però sono così, Precisa? Chirurgica? Sì, a casa, in cucina, insomma, sono proprio così. Però poi anche quando c'è una spiegazione così dettagliata come quella che manda Hello Fresh, alla fine anche una persona alle prime armi potrebbe veramente dare il massimo. Tra l'altro la live di oggi è importantissima per varie motivazioni. Mentre Gianluca e Lucia cucineranno, noi commenteremo tutto ciò che è successo in questa settimana di pausa. Ragazzi, stanno bannando tutti una carneficina di streamer, quindi live di cucina per sancire l'ultimo giorno in cui mangeremo, perché dopo questa live partirà uno sciopero della fame generale. Fino a quando non mangiamo, sciopero del buco, tutti devono bannare troppe persone. A me dispiace solo per Amurant, allora guarda, hanno bannato Amurant, il rosso più simpatico di Twitch, okay. Gischianto e Grimbo. No, pure Grimbo. No, aspetta un attimo. Sto già in sciopero da 2 giorni. Walter, ti sei portato avanti col lavoro. Hanno bannato Grimbaud. Sti cazzi. Beh, un po' di solidarietà, scusa, un collega streamer verificato. Sanremo, Amazon Music, rispettabile. Ma ho perso qualcosa allora. Dunque, streamer rispettabile, collega, bravissima persona. È stato bannato Grimbaud.
E vabbè, poraccio, che devo fare, porello, mi spiace. Vedi, però così l'hai dovuto influenzare, non mi piace questa cosa che hai fatto, l'hai manipolato, Gianlu. Perché sì, la sua opinione, ma... sti cazzi. Io, è un manipolatore, sei un manipolato, dai. Io sono uno genuino, che parte, cioè, fa quello che dice e pensa. Poi può risultare simpatico, antipatico, ti piace, ti piace. A me sinceramente mi dispiace, che te devo dire, perché sai... è sempre una questione dei cash, però potrà interessare a qualcuno, tu dici, no, a qualcuno interessa, però... certo, sicuramente. Vabbè, però... non ha colto l'autocit fornita. non mi posso sbilanciare, capito? No, ma infatti devo dire una cosa, ragazzi, in realtà noi sapevamo tutto, no. Abbiamo deciso di fermarci questo mese, salvo queste live extra il venerdì, per diminuire le possibilità, perché questo è il mese in cui, sotto nostra segnalazione proprio, banneranno tantissimi creator, quindi preventivamente... Aspetta, non stiamo dicendo che ci hanno fatto ambassador, che ci faranno ambassador, perché sarebbe da cretini comunque speculare su cose del genere. A parte, ragazzi, non siamo la figura più adatta, ce ne sta comunque due figure ovviamente più adatte, no. Cazzate a parte, diciamo che circostanze, coincidenze, chi lo sa. Detto ciò, prima di entrare nelle dinamiche viola, capiamo un attimo il piatto di oggi. Di che piatto si tratta? Ciao ragazzi, completo. Inquadra un attimo la postazione, perché quella è proprio concretizzare il meme. È esattamente Mizio sulla postazione da gaming di mio cugino. Cioè proprio questo ha preso vita. Ma questa è veramente, ecco, la postazione da gaming di tuo cugino, Giallo? No, è roba mia. Ma sopporto ok. Se faceva ridere veramente, però c'era a casa prima lì. No, perché c'era prima c'era sia lo zio sia il cugino. Esatto, il treppiedi è di mio zio, ma ringraziando il cielo. Infatti guarda che fluidità. Top treppiedi, è bello alto, mi sta dando una grande mano, devo dire. Bello fluido, sarebbe, bello fluido. Guarda, piacerebbe al Chitano questo treppiedi, devo dire. Top professional. Dai, allora, in questo bellissimo clima familiare, smielato, sarei dire. Ci dica un po', caro zio, cosa cucinerete oggi? Allora, noi, visto che non vogliamo scegliere piatti di un certo tipo, così più facili, eccetera, siamo voluti andare praticamente in ordine. HelloFresh fornisce tantissimi piatti e sono tutti quanti numerati. Noi abbiamo scelto semplicemente l'1, il 2 e il 3. Oggi, infatti, avremo l'1 ed è... tacos di carne e yogurt alla vietnamita. Mia nonna farà un piatto vietnamita, perché noi siamo amici e per la multietnia. Ci proviamo. Che cazzo sei, Vanna Marchi? Cazzo sei io? Sì, diteci qualcosa in più sul paese di riferimento, qualcosa sul Vietnam, due informazioni. Nonna, così dici qualcosa culturali. Sul Vietnam. Beh, sul Vietnam che vi posso dire, che c'è stata la guerra tanti anni, no? C'è stata tanta guerra nel Vietnam, guerra, quindi... E quindi adesso proviamo questa ricetta, vediamo se ci piace, come ce la caveremo. Comunque ragazzi, un bacio al Vietnam e peraltro facevano sti tacos durante la guerra. Simo? Durante la guerra io so che facevano spesso questi tacos con HelloFresh, codice sconto. Era l'unico sollievo dei soldati, quelli stavano in trincea e grazie a questo riuscivano a trovare la forza per andare avanti, sia a livello di calorie sia a livello anche di benessere. Infatti, altro. Si sa che il tacos cioè è proprio un alimento originario vietnamita, no? Certo. Chiaramente. Esatto. Infatti sì. Per chi è fissato tipo Maurizio Merluzzo che non ci dorme la notte, qua ci sono anche i valori nutrizionali. Lega, che interessante. No? Per i fissati. Quindi, come? Per i fissati. No, vabbè, sono cose serie. Quindi uno può essere molto preciso, perché loro sono proprio meticolosi, quindi ci sono tutte, vabbè, poi ovviamente le indicazioni per comporre il piatto. Codice sconto soldato 1, dicono. Tra l'altro, a mezzogiorno c'è stato mezzogiorno di fuoco, no? Che ha l'intro di Good Morning Vietnam. Certo. Good Morning Vietnam. Tutto si collega, ma in caso i nostri spectators volessero anche loro gustare questo piatto così etnico, da questi sapori così asiatici e messicani, Cosa potrebbero fare? Punto esclamativo box.
prendono, se no prendono penna e quaderno e si scrivono la ricetta. Tanto io mano a mano che lo faccio. No, 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 se comprano il fatto di un sarebbe uno sforzo disumano. Tutto vanificato. Io mi amo Lucia. Nonna, puoi dissociarti, puoi dire da diventano sempre più belle. Nonna, puoi dire a Dello Fresh che era una battuta. Dello Fresh era una battuta, adesso nonna non ha più fatto. Anche perché gli ingredienti che vi mandano loro sono di alta qualità, assolutamente sì. Ma nonna, che hai da dire per dire su questa carne? Che hai da dire, nonna, per esempio, su questa carne che non sembra né cervello né vermi? Bella. No, questa è buonissima, le carne. Sì, sì. Questa è buona. Buona. Vedi, del nonna mi ha confermato che è buona. Io ho avuto, vedete, credete, solo per un secondo il dubbio, però poi ho capito che avendolo avuto solo per un secondo è stata una mia paranoia. Sì, vede, perché molti prodotti proprio mi fanno imparanoiare per ore e ore e ore. Invece qua sono stato subito convinto. Poi se vogliamo dire pure top marche, qua abbiamo Galbani, Negronetto. No, no, tutte robe di qualità. Un sacco di marche particolari. Ottimo, e molto ottimo. Comunque riconosciute anche nel territorio italico. Allora, detto ciò, quindi partirei con il primo passo. Ma a me che mi sembra, tenete quelle trasmissioni, quelle o De Mengacci o De Luca Sardella, che quelli cucinavano tipo in piazza e poi facevano inquadrature di tutta la gente che stava là in piazza. La domenica del villaggio. Ma Canepazzo starà a palle all'aria o sarà attivo nella preparazione? No, Canepazzo sta in un angolo, deve stare tranquillo. No, ma hanno detto che devo stare buono dalla parte, perché se no allora, nonna gli ha detto, allora, siamo sinceri, nonna Lucia una certa gli fa Canepazzo. Ma però senti, va di là, state zitto, se no qua ci agiti, fai cacciare, non si capisce un cazzo. No, di nonna Lucia quando le telecamere sono spente è una vera comandante. Deve stare in silenzio, zitto dalla parte. Giusto, giusto. Allora, primo passo qual è, caro zio? Allora cominciamo. Prego. Primo passo, bisogna affettare le cipolle. È partita. Allora, primo io conosco passo... una tecnica innovativa, se vuole, nonna Lucia. No, mi sa che è meglio questa. No, no, va bene così. Ha visto la tecnica che ho fatto io, tutta... Allora, io adesso vi leggerò cosa c'è scritto nel passaggio numero 1, mentre vi faremo vedere nonna Lucia che lo realizza. Allora, mazza che bello odore di aglio, di cipolla, quali sono tutti odori particolari. Pelate le carote e grattugiatele con una grattugia a fori larghi. Però ci arriveremo tra poco. Poi cioè, sbucciate e affettate finemente la cipolla, che è quello che stiamo facendo adesso. Poi rosolate la cipolla con un filo d'olio, bla bla bla, ok. E poi bisogna aggiungere anche la carota. Quindi adesso la prima preparazione è questa, ragazzi. Affetteremo il tutto e poi gli daremo una piccola rosolata con un filo d'olio in padella. Prendete appunti, raga. Simone non si batte. No, raga, prendete appunti. Qua abbiamo una persona che sa quello che sta facendo, che su Twitch è tipo una perla rara. Infatti non ha un canale Twitch, in quanto sa quello che fa. Esatto. Diciamo mai, normalmente. È vero, diciamo che proprio da contratto, quando apri un canale Twitch, non devi avere delle skill. Cioè, no, sì, almeno non devi sapere cosa devi, stai facendo. Non devi sapere un cazzo di quello che stai facendo, magari sai di altro. Sì. Però se non puoi fare quello di cui sei competente, perché ho vietato. Esatto. Se hai una competenza non puoi portarla. Proprio allora, da regola parte. Le cipolle sono pronte, eh? Le cipolle sono già pronte. Oh. Attenzione. Poi qua c'è scritto anche ma come ha fatto? Guarda, sta già pelando le carote a mano. Ma come fa? Col coltello. Oddio. No, giustamente. Masturnato. Nonna, ci puoi spiegare qual è la tecnica per riuscire, uno, a non tagliarsi, ragazzi, perché è la cosa che ha messo più in difficoltà molte persone, e secondo poi ad essere veloce e fare un taglio ottimale, ma soprattutto uguale per la maggior parte dei pezzi, insomma. No? Certo. Spiegaci, nonna. Un po' di precisione ci vuole, dai. Qual è la tua tecnica per pelare velocemente? Io faccio col coltello, guarda, tanti fanno col pelapatate, che è uguale, ma io faccio così, che mi riesce meglio, e già ho fatto. Oh. Ecco fatto. Ecco qua, e già l'ha fatta tutta, non vedi che ci vuole, taglia al volo, e qua praticamente, ragazzi, già abbiamo avuto il taglio completo, mo passeremo alla padella a breve. C'è una rapidità impressionante. Sì. Poi intanto io mi sto leggendo il procedimento numero 2, che riguarderà il trattamento dello yogurt, poi il procedimento numero 3 sarà il cuocere la carne, e poi dopo
bisognerà mischiare tutti quanti gli ingredienti. Ragazzi, posso dare una stima? Che ore sono adesso? 15 e 20. Entro le 15 e 50 questo piatto sarà servito. Secondo me sì. Ma diciamo, la parte dello yogurt, non so. La parte dello la yogurt... La vogliamo far vedere qui, oppure vogliamo parlare soltanto a chi ci aggiungerà Cerbero Podcast Real negli amici stretti? Volendo, li fa... Allora, però Dave, attenzione, io volevo dire con chi mi sono sentito per la parte dello yogurt, mi sono sentito con due persone. Uno lo posso dire, vabbè, Marra. L'altro preferirei di no, perché sono per il diritto all'oblio. No, certo, certo. Però mi sono stati dati dei consigli, devo dire, ottimali, e nonna non li ha capiti, quindi li ha accettati. Bene. Mentre continua la preparazione, mio caro Simone, io sì. Andrei con un po' di notizie fresh. Vedo già una notizia molto fresh. Perché la live è lo fresh. Capito, grazie fresh. Giuseppe. Guarda che è giusto, bravo, bravo. Tu tanto vedi condivisione, vero? Eccola. Prego, abbiamo prego, la lecca, nostra lecca. Amica Amurant. Amurant, che hai combinato stavolta? Magari muta intanto loro nel frattempo. Hai ragione. Amurant, che hai combinato stavolta? Nuovo ban su Twitch per la streamer Asmr. Ma che ha fatto? Macello. Mamma mia. Voi avete mai visto qualche contenuto pornografico di Amurant? Vi è mai capitato? Pornografico no, l'ho visto quelli al limite del pornografico, cioè la sua stream normale nella piscinetta era proprio lì. Sapete qual è l'unica stream che ho visto di Amurant per più di due minuti? Mm-hmm. Lei a cavallo. Vabbè. Ah, c'aveva i cavalli lei. Ma sì. Era sopra il cavallo lei? Sì. Ah, ok. Io invece l'ho vista a cavallo di un bananone gonfiabile. Sì, è vero. Io ho visto i suoi contenuti pornografici e sono, come posso dire, confettati. Cioè sono... cioè, è tutto molto studiato, durano tutti la stessa durata, cioè hanno tutti lo stesso formato, l'ho fatto per la scienza, ovviamente. Cioè, vabbè, c'è anche sei altro. Informato come al solito sugli argomenti. Per la sete di conoscenza. E essenzialmente, che cosa c'hanno che non va? Che se sente questo plasticume, mo io non so neanche come spiegarlo, però... come posso dire? Trattiene il più possibile... Non so, okay, di quello che potrebbe far vedere, di quello che potrebbe fare, è il minimo indispensabile per poter essere porno, ma fa il meno possibile affinché si veda qualsiasi cosa. Ho capito, sì, ho capito. Perché poi secondo me quelli sono magari contenuti da feed normale, poi se tu gli chiedi contenuti privati, poi lì te fa pagare di più. La famiglia mia le sente marketing. Tutto, sì, certo. Poi trattiene tutto il più possibile e poi a un certo punto... A un certo punto, yogurt... Esatto. Dopo aver inaugurato il 2023 spiegando ai propri fan che Amurant avrebbe continuato a fare video ASMR, Caitlin Siragusa ha ricevuto un nuovo ban da Twitch. Era dal giugno del 2021 che la nota imprenditrice e creatrice di contenuti non veniva estromessa dalla piattaforma di streaming. Cosa è successo? Questo canale è temporaneamente non disponibile a causa di una violazione delle linee guida. Questo lo sappiamo bene, è un messaggio che tutti noi streamers non vorremmo mai leggere in una mail di Twitch. Recita il messaggio che accoglie quest'oggi, giovedì 4 maggio, tutti coloro che provano ad accedere al canale Twitch. Vabbè, ok. Nel momento in cui... Ma tutti, quindi, non soltanto qualcuno legge questo messaggio. Tutti quelli che accedono. Sì. È interessante questa parte che ha messo l'articolista, bravo. Sì, every eye, vabbè, si distingue. I dubbi... A parte che se mo ho letto al volo, non c'è scritto nulla, si ripete, nulla, bandi ovviamente. Del 2021, e poi c'è scritto i dubbi sul silenzio mediatico di Amurant e sulle motivazioni adotte da Twitch per estrometterla, non sappiamo niente. Vabbè, non sappiamo nulla. È un articolo che ti racconta una cosa che già sappiamo dell'anno di due anni fa, e poi dice: ma su questa che è successa adesso, di cui vi interessa veramente, non sappiamo nulla. Vabbè. Sì, ho letto la stessa cosa su un articolo, non credo di Every Eye, ma identica su Grimbaud. Cioè, Grimbaud è uno streamer, è stato bannato, ma non si sa quando, come e perché. Cioè, completamente inutile. Sì. Però, Madonna mia, una cosa ragazzi. Utile invece è questa. Il ban del maestro. Allora, io su Twitter l'altro giorno ho detto: sbannate il maestro oppure annulliamo i Boscar. Sono esclamativo biglietti. Vabbè. Poi, per fortuna, il maestro ha detto: sono 7 giorni. Adesso saranno meno, 4, 5, non lo so. Però vediamo un attimo cosa ha detto. Se permettessero, cioè io devo fornire adesso la lista dei 70 ospiti nelle serate. Dei 70, quelli che hanno un canale Twitch. Ma poi posso essere un filo polemico? Prego. Cioè, anche se fosse bannato durante il periodo dei Boscar e noi vogliamo invitarlo sul palco,
non credo ci sia alcun tipo di problema, visto che ho visto invitati in vari canali che non citerò, 8 miliardi e 266 milioni 552 persone bannate in maniera permanente. Quindi se lui sarà temporaneamente bannato durante i Oscar, sarà comunque sul palco e nessuno credo abbia dei problemi. Anche perché abbiamo strutturato una cosa pazzesca, ma non facciamo spoiler. Vediamo un po', vabbè, vediamo un po' cosa dice il maestrone. Tra l'altro, forza Napoli, eh? Sì, dai, ragazzi, forza Napoli. Sentiamo un attimo prima del video, nonna Lucia, come procede? Sì. Allora, lì, Lucia. Allora, qua stiamo al top, ragazzi. Che cosa stai facendo, nonna? Sto traducendo il live e adesso... Sta grattugiando il lime, come vedete, guardate qua, il risultato della grattugia, no? Che consigliamo sempre, vedete? Questo è molto buono che dà sapore. E poi qua sta andando una giratina... Alle carote con la cipolla. Alle carote con la cipolla, qua. Quella che prima abbiamo tagliato, che poi bisognava rosolare con un filo d'olio, come ci dice il passaggio numero uno. Che ricordiamo qua, ragazzi. Per 5 minuti. Vedete? Grazie Alessio. Passaggio numero uno che è stato completamente rispettato e adesso procederemo al preparaggio dello yogurt modificato, rivisitato, inclusivo. Ma tu farei qualcosa di cucina, Giallo? Come no? Io guarda che sto facendo, che stai facendo? Dietro le camere. E io dietro le camere, guarda. Fa vedere. Ho aperto la confezione di carne. E l'ho assaggiata per sentire vedi. Hai aperto la confezione di carne? Ma sì, cruda. L'ho assaggiata, Simone. L'ho assaggiata. Ah, l'hai anche assaggiata, ok. Sì. Certo, qual è il verdetto? Taste, no? E quindi qual è il verdetto del taste test? Carne umana. Ma la carne, che è ovviamente carne rossa, di che animale è? Lo sai? C'è scritto? Allora, carne per fare un piatto vietnamita. Che è bovino, che è? C'è scritto bovino. Carne. Ah, bovino, così. Bovino, sì. Però. No, c'è scritto carne. Ok. E tu sai quando c'è scritto solo carne cosa significa? Che è pesce? Nonna. Ma che, mamma mia, che significa? Che, come nonna? Tu sai quando c'è scritto solo carne cosa significa, nonna? Carne di che? Carne di che? Non lo sai cosa stai cucinando. Ma davanti, allora ragazzi, se volete sapere che tipo di carne è, c'è il link in descrizione, magari vi viene pure voglia vedendo pure poi altre ricette, potete linkare punto esclamativo fresh in chat, ragazzi, no, box, e scrivete il segreto della carne vietnamita. Box come scatola, box. Non lo sport. Esatto. Vai, ascoltiamo il maestro, va. Come dire, mi sono ritrovato bannato su Twitch. Sette giorni bannato io. Sono pure influenzato. Quindi se non mi vedete live su Twitch, sapete che mi hanno bannato 7 giorni. Ci vediamo tra 7 giorni, io. Ridi, pagliaccio! A vedere oggi schianto! Qua mi sbagniamo, ci schianto! C'è pure un contenuto polemico, però devi levare il chroma key. Ah, allora, io ho bannato 7 giorni. Persone che dovrebbero essere bannate e fanno cyberbullismo contro me. Bravo. Va tutto bene, bello, il mondo gira così, i pezzi di merda vanno avanti, le persone buone, nessuno le pensa. Sto malissimo, bannato così dopo giorni di Comic Con, con voi mi piange il cuore, volevo raccontare tante cose che sono successe, volevo dirvi che grazie mille a tutti dei complimenti che mi avete fatto di persona, vi voglio tanto bene. Ok, basta questo. Te posso dire una cosa però? Dica. Nel senso... un conto sono i ban quelli a tempo indeterminato stile Sdrumox che te lasciano nell'ansia così, un conto un ban di un mese, 2 mesi, che può essere un danno economico enorme, ma una settimana è quasi una benedizione, te riposi. Beh, dipende, sai qual è, diciamo, la sfiga è stata per il maestro durante Comic Con, durante vittoria del Napoli. Ah sì, che comunque avrebbe stonzato dei numeri. Vero bad timing. Sì, sì, poi quella secondo me è la cosa, però in periodi normali tanto torni e la gente sarà contenta fra 200 sì, miliardi di per essere tornato. Cioè, diciamo che è una rottura dei cazzo. Perché... Ma io so che il Napoli, cioè comunque il campionato finisce tra
po' di tempo. Ma no, vinto in netto anticipo. Matematicamente vinto ieri sera. Sì, però ufficialmente lo scudetto verrà dato tra, mi pare, 5-6 gironi. Non so se ho capito bene. Giornate, dici? Sì, vabbè, perché non è ancora finito, ovviamente, per le altre. Però il Napoli ha già vinto anche se le perdesse tutte. Il 4 giugno, dicono. Quindi... comunque dicono pure una settimana è un danno. Sì, ok, poi perde qualcosa, ma in generale, soprattutto... Raga, cioè noi lo conosciamo bene ormai questo ambiente, soprattutto se c'hai una buona visibilità e c'è un po' di polemica intorno al tuo ban, in genere un rientro dopo un periodo del ban è sempre uno stonks assurdo, cioè tutti lo sanno. Infatti spesso ci sono stati anche dei sospetti che gente se confettasse dei ban, c'è stato in passato, se ne è parlato molto. Quindi... questa volta Marco l'aveva fatto, Merrino, mi sa che ha sparato Demon F Word... però ha detto, vabbè, tanto mi dovevo fermare, una cosa del genere. Sì, però vabbè, sì. In generale... noi stiamo fermi un mese, muore il canale. Cioè. No, no, ecco, quello che dicevo prima è che magari in determinati momenti è una pezza, tipo, cioè, vanno una settimana di Boscar. Sì, quello è un danno clamoroso. Chiudiamo baracca, certo. E burattini, ovviamente. Cioè. Invece chi dovrebbe chiudere baracca e burattini e ancora va in giro indisturbato è lui. Prego, Simone. Tu dici, baracca, però, delle cose, dei pronostici, dici, esatto. Che non c'è via mai. Esatto. Okay. Per un Cristiano che non segnava da sei mesi, 29 minuti in cucù. Mamma mia, ragazzi. Ma che è? Questo. Guarda, in cucù, SBC più overpriced. È tra i link solo per, cioè perché urla e fa ride. Sì, fa ride comunque. Sì. A me ha fatto abbastanza ride. Cucù. Sì, così, intrattenimento. Anche questo fa abbastanza ride, no? Tipo letteralmente aspettative, meno. Oh mio Dio, sei così carino, sei single, realtà, uomini che dicono grande King, vabbè, mazza zì, come stai proprio tu, tutto bello, come sì, si dice sì. In gergo, vedi tutto... che trapezio, è palesemente così, ragazzi. Alle donne non frega un nulla, cazzo nulla. Dei muscoli, frega soltanto all'altri uomini che fanno palestra, cioè, solo quindi ragazzi, se lo fate per scopare, no, lasciate sta, è inutile. E poi, anche questo è interessante. Non ci credo. Ho avuto mesi per metabolizzare lo squetto, ormai già visto. Non ci credo. È schifo. Non la mangi. Non ci credo. Qualcosa si sarà fatto proprio quel dia, proprio un'insalata d'erba del campo. Ma secondo me, tipo così, cioè, ma 50 grammi. Ma a quel punto stai al top. Tra l'altro, cioè, invasione di campo è chiaramente corsa alla ricerca dell'oggetto, del cimelio. Penso, non lo so, sì. Abbiano strappato lembi di pelle ai calciatori. Ma tu ti ricordi il festeggiamento scudetto da Roma quando inizio lo scudetto? Sono giocatori, c'è stata l'invasione dei campo, i giocatori sono stati assaliti e spogliati, ma proprio aggrediti, poi loro stavano piati a bene perché in quel momento erano felici, ma gente stava buttata, cioè placcata, buttata per terra, strappati i pantaloncini. Ma Roma venne completamente pitturata di giallo-rosso, ma quello distruzione. Che sta però aggredire un giocatore della tua squadra per rubargli i pantaloncini, perché i calzettoni. È il cimelio, è il cimelio. Ma torniamo un attimo in collegamento con Casa Miele, vediamo un po'. Come procede, ragazzi? Allora, ragazzi, adesso stiamo scartando la carne, ma qua in realtà nonna già ha usato le verdure rosolate insieme allo yogurt, già ha fatto questo componimento in maniera, devo dire, molto perfetta. E quindi, se adesso andiamo a consultare il foglio... Sì, Wolf, quando la Ferilli sfilò... Se adesso andiamo a consultare il foglio, azzarderei a dire che abbiamo superato la metà, perché adesso toccherà cuocere la carne e poi andare ad unire il tutto. E nonna sta già procedendo. Però vediamo un po', inquadriamo bene. Insieme sì, a tutto. Sì. Ah, vedi? Certo. Però ecco, sta cosa mi incuriosisce, perché questa scelta? C'è sta scritto sul procedimento. Ma io seguo la ricetta. Curioso, nonna, però. Non so se la sentite, prova a parlare nonna. No, che no, si sente. Seguo la ricetta. Però scusate, come funziona per la cottura della carne? Come sarebbe? Allora, leggo. Prego. Cito. Tip.
Il macinato di carne sarà cotto quando risulterà dorato e non più rosa. Unite il macinato di carne nella padella con le carote rosolate a fuoco medio. E vedi, ha fatto bene nonna. La carne va direttamente messa insieme alla padella dove si è fatto tutto quanto il preparato. Poi bisogna bagnare tutto. Bisogna proprio bagnare tutto con salsa di soia. No, dice che quando è dorata devi unirla all'altra parte. No, no, unite il macinato di carne nella padella con le carote e rosolate a fuoco medio per 4-5 minuti. Prendo un compagno di legno. Sì, sì. Aspetta, però c'è scritto: il macinato di carne sarà cotto quando risulterà dorato. Sì, perché adesso si deve cuocere. No, sta a fare bene, ammazza, c'è sta, guarda okay, un po'. Ok. Vediamo. Vi faccio vedere come sta andando qua. Attenzione. Beh, sì, si sta rosolando insieme. Questo che vedete qua, ragazzi, è già tutto lo yogurt composto con il lime, perché già non so se si è visto prima. Già ha fatto tutta quanta la sbucciata di lime fatta bene, la unita allo yogurt, poi ha rosolato cipolla e carote, ha unito il tutto e adesso sta a fare sta cosa con la carne. Ma e la porzione per quante persone? Per quante persone è il piatto? 4. Ok, quindi chi è che non mangia? Chi è che mangia? Vediamo. Mangiano tutti, ragazzi. Guarda, non vediamo l'ora di poter assaggiare questo piatto, perché ricordiamo che il Vietnam ha fornito un cavallo di battaglia che penso sia quasi internazionale. Comunque mi sta venendo fame. Eh sì, guarda, posso dire una cosa, c'è un odorino. Stavo per dire, com'è? Facci entrare anche con una sorta di odorama all'interno di questa cucina. Ve lo provo a raccontare un attimo. Cioè, in pratica è come... dove sta? È come quando entri tipo nei posti, capito, tipo giapponese, cinese, indiano, però quando c'è tipo quella cucina, quegli odori, capito, che non hai mai sentito, e dici ma che è sta roba? Ma tipo odore di napalm? Odore di esotico. Io non ve lo so dire perché a me odore esotico. Legitazione, vabbè. È un odore esotico, che è 6 del mattino, che è 8 del mattino. Una cosa pure è che fa un caldo pazzesco, E poi il fatto anche che ci vada la salsa di soia, poi non mi ricordo che altra salsa ci andava pure a chili? Sì. Vedi, un sacco di cose. Tutte e due. Eh sì, perché comunque è tipo quell'odore là che te sa proprio di piccante, di carne, capito? Speziato. Esatto, quell'odore là proprio speziato, che a me sinceramente mette sempre tanta curiosità. Però a lungo andare stucca, quindi io dopo, ragazzi, sarò onesto, nel senso... Ve lo dico, se è un piatto che mi mangerei fino alla fine, quanto mi piace, quanto non mi piace. Se ma mi sono sicuro che ti piacerà fino alla fine, perché comunque Hello Fresh mi sembra quasi impossibile che poi possa non piacerti tutto fino alla fine. È proprio, Io su questo, talmente remota. No, io su questo invece non ti dirò che non transigo. Il marketing, quando si parla di cucina, no, con la cucina... Mi dispiace, la stessa visione di Gianluca coi film, sono d'accordo. Posso essere pagato? Non si apre Hello Fresh, perché essendo io posso dire da solo. No, no, guarda, io te posso commentare l'app. L'opera di nonna Lucia, no? Io te posso commentare l'app, te posso dire i prodotti, te posso dire tutto quello che ti pare, ma il gusto finale, se a me fa schifo, lo dico e non compromette il prodotto, perché è la mia opinione. Poi il resto, ragazzi, è incontrovertibile. Cos'è successo a Gischianto? Ragazzi, comunque, come dicevamo prima, in realtà su Twitch c'è sta cosa, non si può parlare delle motivazioni dei ban, anche se poi non l'abbiamo sempre fatto. Però prima ho letto una persona stizzita, fa un minuto di Gischianto e Grembald, come per dire, che mo parlate di altro. Solo Twitch vogliono parlare, diciamo, facciamo un po' di fanservice. Twitch, content, ban, placement, Goy. Diciamo tutte cose che piace alla gente, che ne so, che altro si può dire che gli piace proprio sentire, a Salottino. No! Che è successo? Puoi ripetere quello che hai detto? Bravi. No, non siamo in replica, Tom, ci siamo. Io non ho detto niente. E ripeti quello che hai detto. Grazie, dai, Tom. Ormai si è sentito, dillo. Ho detto, senti, è fusso, porco Dio, sembra stare a cucinare il cadavere. Vabbè, che arrivato sarà il primo a assaggiarlo, quindi.
Cane pazzo sarà il primo ad assaggiare il piatto. A me manco ti mi date 1.000 euro. No, no, ma perché? Vabbè, perché? Ma io capirà con tutta qua la cipolla, se vanno a digerisca a Pasqua del Sartrano. Ma scusa per una cosa, no? La cipolla dello fresh è leggera. Vabbè, perché paragonarlo? Leggera. Però aspetta, mo devi essere onesto, perché la gente a casa si potrebbe fare delle domande. Come mai ti è venuto di accostare questo odore a quello di un cadavere? Perché io sono killer. Ah, quindi è abituato all'odore. No, ma sai che c'è? A me, esempio, io come sono fatto io, Tamara, poi io e te siamo molto nutrizionisti, nel senso proprio a livello di base, sai, riso, tacchino, queste cose così, no? Allora io quando c'è sta quel miscuglio di cipolle, delle cose, a me proprio non gliela faccio proprio, a me quando cucinano i bengalini, io con tutto che no! Bene, no, nel senso troppa roba, come si dice a Roma, troppa carne nel fuoco, ecco. Capito? No, non mi piace. Secondo me un assaggino ci sta, però dai. Ti miscugli. Ma fallo un assaggino. Un mozzico lo devi dare. Due chili da solo, ovviamente. A quanti sabbestiamo? Siamo a 79. Molto. 79. Sì. Facciamo così, se arriviamo a 80. Quanti sub? 100 il sub goal. 300 il sub goal. Facciamo una cosa, se arriviamo a 100 sub, Cane Pazzo farà l'assaggio. Okay. No, se arriviamo a 100 sub, io cucino questo. Vabbè, ma 100 sub ci arriviamo subito. Ragazzi, qua. Dello Fresh, noi vi chiediamo clemenza, perché tutto fa parte di un disegno che poi sta là strutturato precedentemente. Sono gag costituite per provare poi a portare lustro al prodotto. Però vabbè, poi facciamo vedere Cane Pazzo, sai che ci sta come ricetta dello Fresh? Ci sta a carbonara, anzi, la cacio e pepe con gli asparagi. Che ne pensi? No, questi vanno subito verbalizzati. No! Ma che sei matto? Te giuro, Cane Pazzo. Mi fate girare la sorella, oh. Ma vogliamo dirlo? È lo Fresh, dai. Comunque, raga, meno male che c'è stata la finestra. Ottima! Io l'ho detto all'altra live, Hello Fresh è chiaramente improntata sull'esotico, ok? Cioè, oh, ed è chiaramente è improntata su un pubblico, su un target internazionale. È internazionale, è mondiale Hello Fresh, quindi cerca anche di unire, di fare delle fusioni tra vari piatti. Poi è chiaro che a un purista non gli piacerà la cacio e pepe, non gli possiamo obbligare a un purista a fargli piacere la cacio e pepe con l'asparagio, c'è anche l'idea. Simone, però ha detto una cosa molto provare. Importante e molto interessante, ma in questo mondo in cui ormai c'è divisione, però raga, guerra, fate una cosa. C'è proprio combattimento e scontro su qualsiasi cosa, ma se non c'è raga, fate una cosa. A cercare di unire un po' i popoli, ma chi lo fa? Giusto. Voglio sapere. Ma che ne va? Vai, fate una cosa, tutto vai, rispetto per i vietnamiti, però mo che sanno cucinare i vietnamiti qui per me. Ma sapranno cucinare qualcosa. 120.000 euro di spesa. Vabbè, tanto c'ha un suo canale, Cane Pazzo, effettivamente. Oh, ho detto tutto rispetto. Voglio dire, ma e cucine tradizionali quale so? Cioè, se vai in Francia, vai a Londra, vai in America, perché ci stanno i ristoranti italiani che aprono, un motivo ci sarà o no? Vabbè, ho capito, ma si potrà variare ogni tanto, no? Ho capito, vari, ma fa una volta, se no... Vabbè, questa è una... mamma mia, senti che roba qua! Che è? Meno male che c'è la finestra qua, perché non era la fine, oh! Meno male c'è la finestra, non era la fine! Vabbè, sti cazzi, bene che ci avevamo puntato tutto su sto placement. Ci sarà un modo di guadagnare due soldi questa cosa. Per i prossimi giuriamo che lo faremo bene, ragazzi. No, ma questo è tutto scriptato, ragazzi. C'è un copione che Cane Pazzo ha imparato a memoria ed è già stato fornito a chi di dovere, assolutamente. Facciamo vedere un attimo qui. Com'è? Bello. Sei rosato. Beh, devo dire che sta venite Cristo, eh. Sembra pascolo. Sì. Sta bollì. Goodbye Fresh. Altro che lo. Esatto. Grazie di Gerupo. Cazzo del genio, già scazzatino. Goodbye Fresh. Guardiamo il piatto.
Questa inquadratura polanschiana. Guarda, del fratello, comunque, ragazzi, io devo dare un'altra notizia importante. Simone, non so se vedi anche tu. Sì. Dimmi se immediatamente con questo screen ti arriva l'associazione, quella giusta. Napoli vince lo scudetto, ma perde il reddito su dritto e rovescio. Chi è stato il profeta di questa frase? Vediamo se se lo ricorda qualcuno pure in chat. No, non mi ricordo, mi viene in mente solo... Questa frase è stata menzionata in una puntata del Cerbero con un ospite. Cioè, Napoli vince lo scudetto, ma perde il reddito? Non mi ricordo. PGN? No. Ok, ho finito le possibilità. Ci avete preso. PGN? Visconti. Ah, Visconti. Massimo Visconti, nella live, ha detto esattamente questo. Greve. Moglie, fanno vincere lo scudetto, così poi se lamentano del reddito. Di cittadinanza, il grande piano politico è sgamato da Massimo Visconti. Sì, quindi la politica avrebbe fatto giocare bene il Napoli. Sì, esatto. Ok. Per fornire un contentino, no? Addolcire la pillola. Gli hanno messo un'iniezione di qualcosa per fargli vincere per forza il campionato. Sì, 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 esatto. Esatto, l'hanno dopati, hanno coperto il doping. Vabbè, ma Napoli comunque, vabbè, non è grave perdita. Quella reddito di cittadinanza è un'entratina collaterale, insomma. No, quello sì, arrotondano, diciamo. A nero, insomma. Arrotondo. Cioè, quei 400-500 euro in più, cioè, non fanno la differenza. Poi, l'entrata peggiore sono altre. Quello sì. Un'altra notizia incredibile, questa volta fonte Fanpage. Leggo la solo storia... il titolo. Ah, vai. La storia di Marco, da 1000 giorni live sui social. Non voglio più spegnere la telecamera. Ah, bellissimo. Ah, chi è questo uomo? Sembra un ragazzo avvolto nell'ombra, misterioso. Mazza, che fregno. Marco. Marco. È chitano, no? Che sta nell'ombra, capito? Non riesco proprio a capire poi bene. Ma leggiamo, approfondiamo. Ma guarda poi quanti tatuaggi c'ha sulle mani. Ma è interessante, cioè, tatuato. Uno streamer che non smette mai di streamare. Questa è una cosa abbastanza unica, no? Leggiamo un attimo questo articolo. Grazie, Giorgio. Il 20 luglio del 2020, Marco Puntoriere ha acceso la sua webcam, ha aperto Twitch, ha avviato la diretta e ha cominciato a riprendersi. Dopo 1000 giorni è ancora lì. 1018 per l'esattezza. Noto al web come Ceduzzo. Noto. Sul web ha il nome Ceduzzo. No, nel senso... Questo streamer ha superato il record della maratona più lunga mai registrata sulla piattaforma. Non c'è nessun riconoscimento ufficiale, ma non esistono casi simili, almeno in Italia. È un Truman Show via streaming, giorno e notte. 7 su 7... Oppure giorno e notte, giorno e notte, 24 ore in funzione. Come si potrebbe modificare, Simone? Per Ceduzzo. Giorno e botte. E botte, è la cicalone. No, perché c'è, cioè, nel senso... Vabbè. Scuola di... Scuola. Praticamente una manciata di edizioni del Grande Fratello VIP. Marco ha 26 anni... Beh, complimenti. E viva Reggio Calabria. Da più di 3 anni tutte le sue giornate ruotano attorno alle dirette. Ha iniziato su Twitch nell'anno del boom in Italia, quando con il primo lockdown migliaia di utenti hanno cominciato a seguire questa piattaforma dedicata ai video trasmessi dal vivo. Ed è rimasto lì anche adesso, nonostante Twitch stia perdendo di interesse fra gli utenti. Ah, che cazzo è? Amazon, proprietaria della piattaforma, ha cominciato anche a licenziare i dipendenti. Ma è Twitch che fa perdere interesse agli utenti o sono gli utenti che vengono su Twitch e si rompono il cazzo di sempre le solite cose? Questa è una bella domanda. Questa è una bella domanda. L'inizio della madrona più lunga. Non vengo da una famiglia benestante. Mia madre è andata via di casa quando avevo 18 anni e partita per il Canada. Mio padre ogni tanto lavorava e io mi arrangiavo. Eravamo pieni di bollette da pagare. Così che Marco comincia a raccontarsi a Fanpage. Nei primi mesi del 2020 aveva già cominciato a fare dirette, anche se allora sulla piattaforma giravano soprattutto contenuti legati al gaming. Mi sono dato un primo obiettivo, 48 ore. Poi le cose sono andate avanti da sole e sono arrivato a 100 giorni. Le maratone sono uno dei format più classici. Ho fatto la tipo alla cringe. Un format più classici su Twitch. In pratica, più donazioni vengono fatte, più aumentano le ore che uno streamer resta in live. Dopo i primi 100 giorni in cui gli utenti hanno continuato a donare per vederlo davanti a una telecamera, Marco ha scelto che quello sarebbe diventato il suo habitat. Mazza, quindi se tutta una maratona che non va avanti per sua scelta, ma va avanti semplicemente perché il timer aumenta in base alle donazioni, ovviamente ha fatto i miliardi.
In teoria, cioè, sì. Tipo, è lo streamer apparentemente più ricco sulla piattaforma. Però lui dice, a un certo punto ha detto, vedi, sarebbe dopo i primi 100 giorni in cui gli utenti hanno continuato a donare per vederlo davanti alla telecamera. Ha fatto vabbè, donate più, c'è sto esatto, quello che faccio vedere su Twitch è la mia vita, mi alzo, faccio le pulizie, cucino, pulisco casa, vado in palestra, sto facendo anche un percorso di dimagrimento, complimenti su questo. Poi c'è la parte dei videogiochi con le persone della community, alla fine è la vita di un ragazzo normale, normale insomma, solo che io lo faccio in diretta. A parte questa routine, in tutto questo tempo ho imparato de facto a fare un po' di cose, a partire dalla cucina. Prima di iniziare live non sapevo nemmeno fare un uovo sbattuto. Ora cucino ottime pizze. Vabbè, no, qua anche l'articolo stesso giunge alla conclusione. Una vita senza privacy, vediamo come affrontano sì. questa cosa. Perché è ovvio, no, che uno dice passo tutta la vita in live e è il mio lavoro. Ma quindi stai dicendo che passi tutta la vita lavorando? Eh sì. Per quale individuo passare 24 ore su 24 lavorando è salutare? Bella domanda. Anche con questo tipo di lavoro, comunque c'è, ma banalmente è un momento di intimità, conosci una persona, ci vuoi scopare. Banalmente è contro le regole di Twitch, lì dovrai staccare, non lo so. Però lui non sempre sta di fronte alla telecamera, ogni tanto mette quando fa delle cose, va al bagno, fa la doccia, oppure magari vuole avere un attimo, ma se vuole fare una pipetta, una cosa di intimità così, lui mette tipo delle clip che vanno tipo in loop. Non si è stato scelto in base a cosa, clip a caso, perché non c'è una logica vera e propria, non so scelte per qualche motivo, credo, perché l'ho vista, passavano così, e niente, dice sono via, quindi ogni tanto, cioè c'è accesa la live, ma non accesa la telecamera sempre. Sì. Abbiamo seguito qualche giorno. Per chi ama il suo lavoro e crede che sia la sua vita, Simone, alcuni amano il proprio lavoro, e come fa il lavoro a essere la tua vita? Cioè, se perdi lavoro, muori? Tu non sei il tuo lavoro del cazzo. Questa è una frase fatta di merda, ma sto cercando. Sì, è grande. E punto numero due. Io penso che Ceduzzo prima o poi vorrà scopare. Penso che chiunque che sta a fare la sua vita vorrà avere un attimo di intimità con un altro essere umano. Non devi essere solo tu a volerlo, Simo. Non devi essere solo tu a volerlo. L'attimo di intimità, nel senso, serve. Lo deve volere pure la chat, dici? Vabbè, in questo non caso ho capito anche, veramente. Se non donano. Ah, dici lo deve volere pure l'altra persona, ma appunto, noi mi immagino. Anche la chat, no? Dico. Se io facessi una vita in streaming, mi sto mettendo nei panni, dice Duzzo, no? Se io facessi una vita in streaming, come farei ad approcciare, in questo caso sono eterosessuale, una ragazza? Come farei? Cioè, dovrei andare là comunque spiegandole tutto questo. Guarda, io sto lavorando anche adesso, il nostro appuntamento, sto lavorando. Mi presento con te, sto lavorando, c'è un pubblico che ci guarda. Questo va benissimo se stai da solo in isolamento, ma ci arrivano tutti che a lungo andare non può che finire con almeno una pausa. Che cazzo ne so? No, ma che sta roba sia disfunzionale mi sembra evidente. Una persona, ragazzi, sia contenta comunque di diventare famosa e entrare in una live di Ceduzzo, anche magari perennemente condividendo anche lei la sua vita, cioè comunque la fama che ne trae indietro, penso che sia un risarcimento, insomma, che ben ampio e ben commisurato, no, però, alla perdita di privacy. Cioè, il discorso effettivamente è: cosa ti spinge ad andare avanti? Non possono essere i soldi, perché secondo me ci sta, se stoppi, non lo so, ci sta l'esclusività a pensare di questo obiettivo. Ma sì, secondo me anche il, cioè, adesso c'ha 26 anni, dici io tryhardo, è una cosa, no, che concepisco, io tryhardo, tryhardo fino a, che ne so, mi faccio 10 anni di lavoro sul web perché ho un progetto, c'è gente che ha progetti da qua fino a 15 anni, e risparmio, sono consapevole che mi sto spremendo, molta gente dice io mi spremo adesso per poi magari godermi i frutti più in là. Ma se più in là non c'è niente, mi perde di senso pensare di uno che deve stare in live fino alla morte, ad esempio. No, no, ma infatti sai che c'è, ovviamente uno non vuole fare i conti in tasca a nessuno, usciamo anche dal discorso Ceduzzo, estendendolo in linea generale. No, quello che dice Simone avrebbe senso se ci fosse un corrispettivo economico di un certo tipo, quindi ok, mi faccio, che ne so, un anno intero lavoro, però poi posso permettermi di stare 6 mesi a palle all'aria, oppure non ho altre prospettive al momento, mi dedico tot anni a questa cosa che è super invasiva, però almeno mi costruisco un futuro. Sì, ma è anche il bello di essere un imprenditore, molti imprenditori fanno così, cioè
Sì, che dormono pochissimo, si dedicano... Magari si fanno 2 anni intensivi su un progetto, poi si fanno 6 mesi, 3 mesi, 1 mese comunque per recuperare, però per molti, si godono un po' i frutti. Non vale la candela in termini economici, per questo chiederei anche alla chat, no? Secondo voi una situazione del genere, anche quella di Gischianto, comunque persone che stanno quasi sempre in live, può divenire la tua isola felice? O è impossibile, data la presenza della videocamera? Cioè, può diventare la tua comfort zone? Secondo me è proprio assurdo come concetto. Come cazzo fai? Come fai ad entrare ad un tale livello di intimità con la consapevolezza che c'è una videocamera? È curioso. Che poi noi tutti che facciamo sto lavoro stiamo tutti, diciamo, dicendo la stessa cosa, che lo vediamo molto difficile, molto impossibile. Però gente a caso in chat che non ha la minima idea di cosa significhi stare davanti a una videocamera dice che invece è possibile. Questa cosa un po' non mi fa capire. Bravo, infatti Claudia... Cioè, già per noi che ce lavoriamo ve lo stiamo a di. Fidatevi, lo sappiamo com'è. Però no. Infatti da qui la mia domanda, c'ha ragione uno che non sa nulla. No, da qui la mia domanda, perché comunque noi non stiamo tante ore al giorno, però tutto ciò che dobbiamo fare in relazione a questo lavoro comunque ci coinvolge tante ore della giornata in generale ed è pesante. La mia domanda è, stare proprio H24 o comunque maratone molto molto lunghe, cioè per così tanto tempo, o una situazione come scriveva Claudia, simili Kikomori, però lì è il contrario. Cioè tu rimuovi magari la tua identità anche fisica, perché non esci, sei chiuso con avatar esterni, ma non ti metti tu in prima linea. Qua, non lo so, una dissociazione, quindi quello che porti davanti alla videocamera è comunque un tuo alter ego e ti senti sicuro, è un po' strana. Poi gente diventa il proprio alter ego alla fine, si trasforma. Però io non sono d'accordo sul fatto che voi avete detto, sul fatto, però si potrebbe fare, sai, 2 anni, ti fai il calcolo, metti da parte, poi pensi al futuro. Non tutti fanno qualcosa per guadagnare soldi, per sfruttarsi un futuro. Cioè, in questo caso, come per Cedusso, comunque lui, oltre ad essere uno streamer, è un artista, fa le cose anche per rimanere nella storia, per trascendere l'umanità e passare allo stato di leggenda. So, Freddie Mercury, un Frank Sinatra, e questo penso sia l'obiettivo suo, nel senso trascendere e lasciare qualcosa alla storia, ai posteri. Quello sì, ai c'è posteri. Gente che effettivamente anche il discorso per che me fa, lui lo fa per questo, pure quello che dicevamo l'altro giorno a Mezzogiorno di Fuoco sulle recitazioni molto invasive e privative, no? Ci sono effettivamente persone che non badano alla propria salute per un obiettivo più grande, molto spesso definiti dei folli, giustamente, approcci malsani, però magari riescono a creare un'opera che non avrebbero creato in contesti del genere. Attenzione, collegamento, cane pazzo. Eccoci. È finito qua. Attenzione. L'esperimento è finito. Andiamo, vediamo un po', fateci vedere. Vediamo un po'. L'impiattamento! Facci vedere però! Porco Dio, sto fan tutto, aspetta! L'impiattamento! Sto a far tutto. Eccoci qua, allora ragazzi, mo faremo l'assaggio, però prima di fare l'assaggio generale... Mancano 2 sub per l'assaggio di cane pazzo! Io voglio assaggiare il condimento, posso? Certo! Vai Giallo! Ecco, la prima volta che lo vediamo ai fornelli, eccoci. Ma che sei scemo? Via qua, via. Manca una sub, manca. Allora, manca una, eccoci. Eccola. 100 sub. No, guarda, io se fanno 10 sub assaggio, un altro 10. Hai località al volo, assaggia. 10 sub. Assaggia, no. 10, sbaglio, 10 sub. Assaggia! No, non stanno 10 saggi, stanno 10 saggi. Ma te ma butti addosso, buono, il vietnamita per buono. No, vabbè, io te lo... Il vietnamita. Ne sono arrivate 2, 3, ne mancano solo... 6. Eccole, arrivate 15! Prego. 13 sono arrivate. Adesso non può scammare, Jonas. Sono arrivate 13. Mangia un grambo di macinato. Ma che bambini quelli che 14, 15. Quasi è più difficile, è più facile. Ma quasi. Attenzione. Allora, assaggio, sono 115.
Vai, assaggia, vai, inquadralo. Aia. No, troppo. E magna. Mamma mia, veramente. Mamma mia, che ci hanno pure già la testa. Che schifo. Vai, veramente. Ma sta a fare la gag, sta a fare la gag, dai. Ma è una gag, è una gag, vero Canepa? Mamma mia, è una gag, ma in caso loro non piacesse, comunque Canepazzo, ma mia, io soffro del stomaco, io soffro del stomaco, la settimana questa mi incassano subito. Dai, ovviamente per scherzo, dice. È una gag, una gag. Ragazzi, è pronto. Allora, assaggiamo, dai, assaggiate voi, che ci avete imparato. Voi assaggiare io, però, aspetta. Palato non corrotto. Diciamo la verità, Canepazzo è stato mandato dalla concorrenza. Questo lo possiamo dire. Attenzione. Vai, così faccio. Oh. È buono. Ma, raga, ma io tutte le volte che vedo Canepazzo, lo vedo sempre che parlotta con tizio che va via su un furgone, ho scritto Buitoni. Ah. A me sta roba mi puzza poco, eh. Che stai a combinare con questi? Non è a Buitoni, te ne hai sbagliato. No, t'ho visto che traffica questo tizio con questo trench nero, col cappello al fatarga, col trench, col colletto alzato, col simbolo Buitoni, gli dice delle cose e poi va via, e Canepazzo annuisce. Ragazzi, dai. Scusate, c'era, mi si era storto il treppiedi. Ma è già lui, insomma. Ma il taco? Eccoli qua, piatto finito. Let's go. Bella faccia. Oh, oh. Facciamolo vedere con vicino alla foto, aspetta. Ma il taco deve essere chiuso, regà. Ora aspettate. No. Come no? È aperto. È aperto, fate vedere un po'. La foto è aperta. Non è. Sì, un po' piegato. Insomma, mi sembra più. Ma è piegato, non fate i sofisticati. Se sul disegno aperto, è aperto, no? Ma già l'appegno? Ma non c'era lo yogurtino da mettere? Ma infatti non è stato messo pure lo yogurtino. Nonna, qua ti stanno criticando, nonna. Tutta la colpa alla nonna. Fatto come sta nella ricetta. Ok, ok. Ma assaggiamo un po', dai. Diteci un po' com'è. Allora, mo assaggiamo il piatto finito, io e Canepazzo ci ancora. Il taco. A io per assaggiarlo devo fare altri minimo 20 sub. Allora, e allora assaggio io. Prego, prego. Eccoci qua. Sì. Grande Flaviuccio, cameraman. Allora, se fanno 20 sub io assaggio. Certo, poi non siamo abituati a questa cucina, no? Non tutti la conoscono, perciò... Ma sai che cazzo sei? No, fermi, no, te strozio. No, tutto insieme, Gianluca. Avvicina l'inquadratura, Flavie. Facci vedere proprio... Dai, Flavie, proprio... mandala. Entriamo dentro il sio, proprio. Sensazioni. Bellissimo. Un po' di mojo. Ma che sei scemo, fermate, no? Ma lascia perdere che io soffro del stomaco. Inarrestabile. Attendiamo il giudizio, vabbè, religioso no? Silenzio. Com'è? Vabbè, com'è? Dice com'è, cioè, siamo tutti in attesa, stiamo pure de fuori, la gente che sta tutta de fuori aspettando. Habemus. Habemus papas. Ecco, la cosa strozza, alla fine. Ma le tortiglias le hai scaldate sulla padella per farle? Sì, ma che domande ci fai? No, scusa, io... scusa, ecco mica di sulla tortiglia. Mica di sulla tortiglia. È chiaro. Allora che dici Gianluca, va bene? 116. Non mozzicata a metà, eh? Allora, io non so che parole usare. Delizia.
Delizia. Piatto, piatto vietnamita. Sei sbiancato, che è successo? Al sole. C'è salsa chili, soia, yogurt e tutti gli ingredienti insomma scritti nella carote, cipolle, cetrioli, poi a meno che non vi siete scordati e questi sono ingredienti. Sì, certo ne avete buttato qualcuno appositamente. Detto ciò, mi posso dire una cosa, raga? Sono tutti dal primo all'ultimo, non ho mai mangiato un piatto così buono. Ma questo si merita un applauso! Un applauso a Lucia! Un applauso! Lucia, incredibile cuoca! Grazie per questo contributo incredibile! Guarda, un applauso a Bello Fresh, ovviamente! Io potrei dire che ovviamente questo è venuto... Cioè, già verrebbe buonissimo normalmente, ma questo è venuto leggermente più buono perché c'è il tocco nonna Lucia. Il materiale umano, il cosiddetto. Oddio. Allora ragazzi, no, vi giuro, ho detto la verità, questo è il miglior piatto vietnamita che io abbia mai mangiato in tutta la mia vita, non so. Ma, se e quanti ne hai mangiati in vita tua? Allora, se poi tu calcoli che all'interno c'è sta il lime, lo yogurt, quello, mai mangiato un piatto di vietnamita? Ma Gianlu, ma ti ricordi ieri sera che siamo passati, ieri sera, un po' meno, però. Ieri sera io e Gianluca siamo passati accanto a un ristorante vietnamita. Come no, certo, non ricordo molto bene, al termine. L'abbiamo visto e poi ti ricordi cosa abbiamo fatto? Sì, siamo andati a un a una trattoria italiana. Bravo, l'abbiamo sorpassato. Voglio fare un messaggio istituzionale. Prego. Allora, vedi che c'ho ragione io. Guardate un secondo, serve una cosa... Allora, io adesso mi rimetto all'attenzione e alla clemenza. Aspetta, scusa, poi ricomincia da capo, levo questa. Ok, bravissimo. Promozionale comunque. Mi rimetto all'attenzione e alla clemenza. Aspetta. Un attimo. Porca Madonna. Un secondo. Faccio anche un'altra cosa, se possibile. Prego. Mi rimetto all'attenzione e alla clemenza della spettabile azienda HelloFresh, quindi al consiglio d'amministrazione e in particolare all'amministratore delegato. Innanzitutto ci tengo a rendere edotta la controparte del fatto che io, in quanto persona fisica separata dal complesso Cerbero, non sposo in alcun modo le critiche fatte ai piatti e in qualche modo me ne allontano a livello ideologico in maniera totale e incondizionata e incontrovertibile. Detto questo, mi sento però di rappresentare la volontà dell'azienda Srubalini nell'aver voluto architettare una serie di gag che potrebbero magari dall'altra parte risultare un po' magari mal riuscite, ma create con l'intento totale e genuino di voler pubblicizzare nella maniera migliore il vostro prodotto, che a nome di qualsiasi persona che fa parte della Srubalini SRLS è giudicato di qualità eccelsa e buonissimo al palato. Quindi detto questo possiamo andare avanti, però cercate di tenere conto anche di queste mie parole. Sottoscrivo. Che ne dici tutto questo? Che c'ha pienamente ragione. Oh, era una gag, vabbè, ma lo sapevamo, insomma, era tutta a copio. Demo assaggia le dia verità, dai. Sì, lo so. Dai, magari pazzo c'ha sto pezzo di piatina che è libato. Allora, io ho problemi al stomaco, io queste cose le posso, a prescindere se sono buone o non buone. Perché non puoi mangiare il piatto, non puoi mangiare il cibo. La gastrica, fermati. Sì, però dici la verità, Canepa, la verità noi vogliamo. No, l'odore è un bijou, guarda, non si sa se è meglio questo o... Dai, mi sporchi, c'ho tutta roba costosa addosso. Scusa, dai. Vabbè, il morsetto puoi fare, dai. No, ma non l'ho assaggiato, ragazzi. No, ma con il taco. È un morsetto, dai. Un pezzetto. Dai, la piadina. È incredibile. Un coniglio. Se gli piace. Ma gli andrò Beh, devo dire, ottimo, ma gli altri hanno assaggiato? E dallo sto. Ma non perché mi ti fa sta male lontano? I cugini hanno mangiato o no? Fai assaggiato ai tuoi cugini, a nonna Lucia. I miei cugini, pure nonna, scusa. Nonna, assaggia.
Hai fatto te assaggio, no? Certo, io stavo aspettando. Assaggio. L'assaggio di nonna. E calma, ma sai, è bicarbonato e ti piace. Buono. Molto buono. Come nonna? Oh, a Lucia piace. È buono, sì, sì. Sì, anche te l'ho fatto io. Anche le di Gersers devi dire. Ragazzi, Evox, sia dall'ascolto. Vai! Ma ancora la pauta quella. Avete fatto, avete fatto un globo sponsor da prendere, dai. Avete fatto il prossimo, vediamo. Avete fatto un globo col Brioschi, Gianlu? Davide. Avete fatto un globo col Brioschi? No, non mai. Ah, ok. Globo con la brioche? Dolce. Vogliamo farlo in live poi? Ma anche da Hello Fresh volendo, eh? A tutti. Sì, vabbè, ma magari. Anzi, prossima live, box, dolce. Prossima live, ragazzi, possiamo dirlo? Se Hello Fresh ci riconferma, prossima live con Bello Bruno Barbieri. Sì. Con Bruno Barbieri, prossima live. Ok. Vabbè, dobbiamo organizzare la live perché serve una roba sostitutiva. Perché no, sì, vale. Ottimo. Ma ottimo verdetto di Lucia, eccezionale, cugini. Capito, ma passiamo dall'Asia un altro posto. Ma che c'è contro mi fiamo? Ma che ti ha fatto mi fiamo? È che ogni posto, capito? Ma che ti ha fatto mi fia, che ne va? No, quello parlo a livello geografico. Ah, ok. Ma poi fa mangiare questi cristiani che stanno aspettando 2 ore. Chi? Sti cristiani, i cugini. Un attimo, vogliamo sapere il parere dei giovani qui. Il parere dei giovani, assaggia. Fla. No, assaggia. Piccolo, assaggia. Assaggiate. Vai, assaggia. Ma come no? Ma come no? No. Io infatti la posso mangiare la cipolla, capito? Ragazzi, una delle live più belle della storia del CERN, indubbiamente. È lo sponsor più bello. Ragazzi, io vi chiedo la clemenza di fare un po' più di sub, perché può caricarci dei soldi persi dello sponsor. Siate clementi, un Jonas o qualcuno. Vai, che sono stati persi parecchi soldi. Ha preso il coraggio a 4 mani, prego Flavio. No, Diego, vai. Diego, scusami, Flavio. Vabbè, mo addirittura. Oh, vedi? Non era così male, questa dai. È la sincerità assoluta. Di un gioco. Sennò sembra che fa cagare, no? Grazie pugno per le sub. Ma se vede che è buono, dai, mordirate tutto. Ma dai, ferme, te, è pieno di cipolla, però. Vabbè, canepa, ma tu perché sei come me che abbiamo lo stomaco delicato. Ma quello è a prescindere da tutto. Sul dolce. Ma che siamo fatto, dai. Ma che è? Pure la crostata avete fatto, ammazza Stello Fresh, va rifornito. Che stava fatta mentre faceva quello, stava a fare pure la crostata, pensa che fenomeno. Assaggiamo pure la crostata di Hello Fresh. Madonna, io sono proprio patito di crostata. Questa è la marmellata. Le crostate sono veramente. Con che marmellata è? Non è Hello Fresh, mi sa. Questa è di De Persico. Chi? De Persico. Di Stilli, Madonna. Cioè, Mirtilli e More sono le mie preferite. Che buona. A me la mangiate? No, questa ve la faccio poi quando riaprite lo studio. Volentieri, Lucia. Ma magari. Davide, la puoi mangiare? Guarda, se con la farina senza glutine, se è possibile. Allora te la faccio con la farina senza glutine. Però fammi due separate, sto perché dai. Non permettere a lavorare nonna Lucia, però non me posso mai. No, il mio dolce preferito è la crostata, sta in top 3. Mi piace anche il tiramisù, però ne ho mangiato tanto negli ultimi anni, quindi un po' mi ha rotto le palle. La crostata di qualità, fatta in casa, marmellata di qualità, mi piace molto. Poi sembra quella che mi faceva la mizia, già mi immagino, capito, fatta in casa da nonna Lucia, immagino che si sente proprio l'amore da quella crostata, madonna mia. Bellissimo. Mi sto a sentire male, giuro su Dio.
pagata per fare tutte queste torte, certo. Faremo un format esclusivo. Senza glutine non manco crostato, dai per cortesia, mi dispiace il povero Mara, ma è indecente. Ma Walter, dipende dalla farina, in realtà non è vero, no? Ci sono tante farine alternative. Non ci credo che se gli danno a uno una crostata e non gli dicono che è con farina senza glutine, uno se ne accorge. Oh, mi stai dando la farina senza glutine. Guarda, questa cosa è diverso. Aveva senso 15 anni fa. Ma dai, quando mio padre Leonardo Marra scoprì di essere celiaco, lì c'era veramente in cazzo, ma ormai, scherzi a parte, c'è veramente tutto, per sfortuna. Vabbè, tanto c'è, cioè, comunque se ci metti, che ne so, il burro in impasto, oppure ma anche a livello di che a livello di qualità non ho trovato tante alternative con farine deglutammate, insomma, deglutinate. Deglutinate. Ah, glutammato è un'altra cosa. Il mio dolce preferito è la cheesecake. Sai che a me invece non mi ha mai fatto un pazzino. Cheesecake proprio con i mirtilli sopra, basic, mi piace, mi piacciono le cose formaggiose a me, con il latte. Molto buona, cazzo. Farina di cocco. Levate da inquadratura qua, crostata, me sto a sentire, ma per favore, spostate l'inquadratura. No, io a questo punto ringrazierei tutti i presenti in collegamento. Davvero. Buona torta di mele, bravo Travis. Lucia Roma, sempre impeccabile. Piacere nostro assoluto. Ma sta crostata, no? Davide, allora ti devo dire, allora ti devo chiedere, mi ha detto senza glutine, la farina senza glutine, è chiaro? Solo quella senza glutine? Sì, o anche no, marmellata no, tanto di base non ha glutine. Quindi ecco, solo la farina. Di base va bene tutto, sì. Ma il lievito va bene? No, il lievito tanto che non ce lo metto, perciò. Sempre sì, c'è sta anche quello non di birra, vabbè poi ne parliamo. No, ma io tanto non ce va sulla crostata di birra. Okay, e invece a Deve come gli piace la marmellata? Guarda, per me tutte marmellate scure, tipo mirtilli, visciole, more, frutti del bosco, cioè, vabbè, ma sono sicure cose buone tutte. Troppo dolce. Simone. E a Simone come gli piace? A me uguale, io rubo metà di quella di Dave, dai. Ma io ve la mando a voi. Me ne faccio fa tre. Ma non vede l'ora, no? Perché sai che io vuoi, Luci, vieni qua, se famo un caffettino, quasi, uguale. Sai che io non ce la faccio. Un altro pranzetto. Che buono. Raga, col fatto che io non mi mangi i dolci, non sa chi dà le crostate, nonna, capito? Ma magari, guarda. Io do pure Asia. Io me rendo disponibile ogni volta che gliene avanza una. Sì, sì. No, beh, prossimo party potremmo, sì, effettivamente dare in gestione il catering a Lucia, paghiamo lei e via. No, non a Lucia, e Rob. E Rob, esatto, assolutamente, Rob Forchetta. Allora, grazie mille a tutta la famiglia Miele, top grazie. Live, poi noi rimaniamo un secondo per un'ultima notizia. Ma altrimenti se potrebbe smartire, se vediamo quanta è l'entità, un po' di Reddit, sennò no, a me mi conviene, vediamo, che rimangono, perché sennò sfanculano tutto il layout. Cioè, okay. Se escono. Era per farli mangiare tranquilli. Vabbè, okay. Se puoi pure appoggiare il telefono da una parte, o se volete. No, voi andate easy, okay. Però mi muto io quando qualcuno blatera. Ok, vabbè. No, vabbè, era solo un articolo particolare, Simons. Eccolo. Non volevo vedere Reddit, ma se c'è sta poca roba. Penso che non abbiano approvato, però, perché dobbiamo dirglielo. Ah, dici? Sì, mo magari okay, per settimana okay. Prossima, almeno sei carica, capito? Perché sennò sabato. Voi caricate su Reddit. Poi venerdì prossimo lo diciamo ai mod, così approvano okay, tutto. Okay. Dai. Perché Gren Gischianto bannati per cose gravissime, per crimini contro l'umanità di Twitch. Allora, quello di Gren proprio non si può proprio dire su Twitch, perché se lo dimo, cioè, è una cosa talmente grave, venivo bannati anche noi soltanto per averla pronunciata. Mentre per chi era l'altro? Gischianto ha fatto una cosa con Amurant che a Twitch non è piaciuta, infatti hanno bannato entrambi. Esatto. E per il resto andate a cercare informazioni. Il rosso guardava. Sì, esatto. Era malatore, non poteva andare allo stadio a festeggiare, allora ha detto la parola con la N. Ok. Sì, perché effettivamente Reddit non si carica più la stessa velocità di prima. Beh, chiaro, perché ovviamente c'era il giorno apposito. Però una notizia curiosa, ragazzi. Vi ricordate Vice? Certo. Sì. Un brand che soprattutto nel primissimo Cerbero, Casa Bianca, abbiamo criticato spesso, insomma. Ci sta in faida, che... sapete chi? Andrew Tate. Ah. C'è una faida con Vice, con un giornalista in particolare di Vice, e ora Andrew Tate in un video comunicato che ha fatto, il primo video comunicato che ha fatto dalla scarcerazione 2 giorni fa, a iniziare a dire Vice è irrilevante, è una merda, quindi a quanto pare scopro ora che dichiara bancarotta, quindi
Eh sì, io, ieri ho notato questo articolo. Noi, vabbè, ovviamente avevamo visto dei contenuti di Vice Italy. Vice dichiara bancarotta, la fine dell'informazione anticonformista diventata woke. Allora, io prima di leggere vorrei soltanto, grazie mille 845, vorrei soltanto dire che effettivamente, no, dai tempi della Casa Bianca, cioè 2018-2019, quella che era una mentalità, chiamiamola inclusiva, ma con gli estremismi del caso, ormai non ha più potere, secondo me. Cioè, anche il discorso fatto, no, con i vari Twitter, eccetera, Matt Carus, tutto quello che 2018, 2019, inizi 2020 era, almeno da noi, percepito come minaccia, ormai è totalmente inoffensivo. Cioè, pubblicamente nessuno più riesce a percepire una forza mediatica di questi woke, di questa propaganda arcobalenoide con gli estremismi del caso. Cioè, ormai nessuno dà più credito alla femminista estremista, all'inclusività a tutti i costi. Cioè, è andato talmente troppo sul cazzo quel tipo di approccio, con tanti errori, secondo me, da parte delle persone che sono state scelte o si sono imposte sul mercato pubblico in questo modo, che ormai è molto più facile dire politicamente corrotto e cose di questo tipo. Cioè, è veramente quasi scam per le aziende, per i prodotti cinematografici. Cioè, non funziona più, non tira più. Sì, ma poi secondo me c'è stato un errore di percezione all'inizio. È stata percepita come una cosa più grande e in espansione di quello che fosse in realtà. E invece era semplicemente una bolla di pochi che facevano tantissimo rumore in social, che danno una grossa cassa risonanza, generano un grande tam-tam come Twitter. E anche in ambienti istituzionali, ti dirò. Sì, cioè, no, gli ambienti istituzionali e anche i brand hanno avuto paura che questa cosa diventasse enorme, quindi si sono premuniti per convertirsi da quel lato, ma in realtà non c'era bisogno, perché era una cosa piccola. Diciamo che poi tutto questo atteggiamento da parte dei brand, da parte di alcuni ambassador, chiamiamoli woke, ha portato ad un'insofferenza ed un fastidio che purtroppo adesso sta andando nella direzione opposta, quindi gli estremismi adesso ci ritroviamo qui e si va a distruggere magari anche una componente giusta, quella dell'inclusività, no? Sì, diciamo quindi... che all'inizio, quando sono arrivate queste cose, noi ce lo ricordiamo bene, Davide, 2018, erano arrivate forti, rumorose e anche visivamente rumorose, cioè colorate, cioè non so come dire, erano anche delle affermazioni molto forti che facevano queste persone woke, queste personalità. Uscivano video di Vice dove si parlava di argomenti a quei tempi anche tabù, e si facevano anche con una nonchalance estrema, cioè si parlava di poliamore, hanno parlato di tutte le varie, tutti i vari nuovi concetti woke americani che ci hanno stunnato all'inizio. Io penso che abbiano stunnato un po' tutti e ci hanno avuto sti, diciamo, 4-5 anni di oddio, vediamo un attimo cosa hanno da dire. Ma andando avanti, iniziando anche una sorta di contraddittorio con la controparte che ha ricevuto tutte queste nuove informazioni, ad oggi sono d'accordo che si sia un po' riappianata la situazione. È come se fossero arrivati a bomba, però mille affermazioni, mille concetti, ok, tentiamo... quello che abbiamo pure fatto noi, tentiamo di estrapolarne le cose giuste e un po' vedere dove possono esserci delle problematiche, anche perché molti di questi personaggi, non voglio fare nomi ma ce li ricordiamo tutti, arrivavano come dal Monte Olimpo a dire delle verità assolute, a no? Pontificare. Sì, a sì, pontificare. Poi, appunto con vari statement, anche non so, di banche, di marchi importanti, in ambienti tipo, che ne so, TED, queste cose qui, canali rilevanti, è vero, sono poi, d'accordo, però l'unico sì, appunto, sì. Secondo me adesso siamo sbilanciati come all'inizio, Simo. Cioè tu dicevi appianato, secondo me un annetto, e parlo dell'Italia, non dell'America, un anno e mezzo, 2 anni fa eravamo più o meno in un 50-50, no? Adesso siamo sbilanciati dall'altro lato, secondo me. Cioè c'è un'intolleranza e un'insofferenza, sì, semplicemente alla visione di una bandiera arcobalenoide. Perché sono arrivati a prescindere, capito? Cioè, anche se il concetto è giusto, no, fa cagare, vaffanculo, il politicamente corrotto. E ripeto, questa cosa perché è curato male la loro comunicazione. Perché si fa l'errore da parte della controparte di associare ormai qualsiasi cosa
legata a argomenti LGBT arcobaleno con quelli che hanno fatto le grandi e presuntuose affermazioni, esatto, un tempo, cioè sì, hanno fatto più rumore, mo si associa a assolutismo. Sì, quando in sì, realtà molte persone di quell'ambito sono aperte al dialogo, però noi ci ricordiamo, sì, no, i capisaldi, quelli che dicono, esatto, no, è così e basta. Esatto, quindi magari, che ne so, una trans dice una cosa, un'opinione assolutamente condivisibile o criticabile come tutte le opinioni, però oppure racconta, ah no, non fate parlare sto trans, cioè, così ovviamente la morte del dibattito, esattamente come all'inizio, dove c'era l'assenza di dibattito, perché questi sul Trespolo dicevano, no, è così e basta, voi siete dei misogini razzisti cis. Uguale, secondo me è la stessa cosa, e lo vedi nel momento in cui le istituzioni, la politica in primis, provano a prendere elettorato con queste scelte. Prima era al contrario, quindi andiamo in quella direzione, soprattutto in America. Sì, vabbè, poi il nostro è un caso particolare in Italia adesso. Però adesso in Italia, sì, Meloni, Salvini, che cosa fanno? Già da tempo, politicamente corrotto, le fiabe non ce le toccate, queste cose qui. Ma ti aggiungo anche un altro particolare, perché prima dicevano, ah beh, se pensate che adesso che la cosa è meno grande, state sbagliando, non avete visto il panorama americano. Io vi faccio riflettere su un discorso: il cinema e anche la TV e anche le aziende tipo on demand come Netflix e affini in America hanno cominciato negli ultimi anni un processo di estrema tokenizzazione, sì, nelle loro produzioni. All'inizio loro erano convinti che gli portasse questa inclusività il poter essere fruiti da tutti e li mettesse, li elevasse su un piano di ammazza, vedi questi quanto sono bravi? Esatto. Adesso ogni volta che esce una tokenizzazione, ad oggi diventata forzata perché lo fanno in maniera estrema su tutto, cioè, sembra quasi che lo facciano apposta per farsi parlare male dietro. È successo di recente pure con Cleopatra. Esatto, con la sirenetta. Ogni volta che succede si scatena indignazione popolare. Sì. Quindi ottengono l'effetto contrario. Bravo. Gente, esatto, che dice, ah, ti sdico l'abbonamento, esatto, non lo vado a guardare. Esatto. Quindi, è proprio quello che dicevo. Dico, quindi a questo punto non conviene più. E aggiungo un dettaglio. Nella ricostruzione che facevamo prima, all'interno di questo calderone vengono stroncate anche cose innocue o corrette, tipo, esatto, rompono i coglioni pure per Lupin di Omar Sy. No, è nero, ma sta in Francia, cioè, nel senso, non hai rotto il cazzo per Lupin terzo, ma asiatico, poi, cioè, ma poi, ma tra l'altro, quello sì è tipo un antenato di Lupin in Francia, ci può anche stare, cioè, nel senso, a livello di percentuale di persone nere in Francia è normalissimo. Bravo attore, valuto, ma chi se ne fotte, poi, no? Il problema pure del whitewashing, cioè, è proprio tutto un altro discorso, non si può applicare, sì, ai neri sugli asiatici. Cioè, vabbè, comunque, stiamo pure a parlare, no, stiamo pure a parlare dell'atmosfera social, no? Cioè, nell'atmosfera social fa più successo chi dice la cosa più estrema e semplice allo stesso tempo, no? Sia da una parte che dall'altra. Chi polarizza, esatto. Chi polarizza meglio, esatto. Quindi, se vogliamo arrivare ad un dibattito equo sui social, a me mi sembra proprio voler giocare a basket in un campo di calcio. Sì. Quindi ci sarà sempre sta cosa. I moderati sono noiosi per i social. Magari sarebbero utilissimi per l'umanità. Esatto. Ma per e dire le grandi cose, fai grandi articoli, i moderati sono noiosi, no? Anche se magari ci aiuterebbero più di tutti. È la struttura di internet, Simone, hai perfettamente ragione. Oggi a Mezzogiorno di Fuoco commentavamo i classici titoli, che ne so, alla linea diretta, Alessia Mercer non ce l'ha fatta. Allora, intanto un'affermazione forte ti fa cliccare, primo. Secondo, grazie Solaris, crea interazione, perché su Twitter, commento, faccio... quindi non mi ricordo chi, ma è un'evidenza ormai che conosciamo tutti, diceva proprio questo. Cioè, ovviamente i social sono strutturati per creare un certo tipo di polemica, di reazione. È banale, ma è così. Soprattutto se vuoi ottenere massa critica in tempo relativamente breve. Mm-hmm. Se sei equilibrato, magari col tempo puoi sì, costruirti quella posizione in cui piace un po' a tutti, nessuno sì, ti critica, però se tu vuoi fare pubblico in poco tempo devi polarizzare, devi andare da una parte o dall'altra e devi essere estremo. Anche perché quel tipo di immagine che puoi costruirti, essendo un personaggio moderato, è facilmente disintegrabile. Cioè, tu magari tanti anni dai sempre opinioni argomentate, anche magari forti, però comunque con argomentazioni, poi magari fai un errore, una mala interpretazione, una bugia che viene diffusa, eccetera. Allora, a un certo punto, mi dice, ma scusa, ma non mi conveniva fare la Andrew Tate, veramente? Esatto. Vado sempre all'in, mi odiano, però mi amano anche, c'ho comunque successo, invece mi sono fatto il culo magari per 10 anni e
mi devono magari distruggere per un errore. Sì, vi faccio un esempio, no? Nel video di Andrew Tate che citavo prima, lui, anzi, il giornalista di Vice lo chiama e lui risponde, no? E lui in sovrimpressione mette la foto di sto giornalista con scritto loser, cioè perdente, mentre ci parla. Cioè, da noi sarebbe follia, capite? Cioè, è come se noi dovessimo fare un confronto con qualcuno e fossimo così arroganti da mettere la sua foto con scritto sfigato. Cioè, stiamo proprio a altri livelli, regà, ed è ovvio che c'ha tanto seguito. Sì, cioè, noi potremmo benissimo fare... Cioè, è pure è questa aggressività anche che attira di Andrew Tate, questa spregiudicatezza che funziona sui social. Vedi, Mr. Nice dice, mi avete dato del fallito, ma noi stiamo parlando dei casi in cui tu diffondi una menzogna. Cioè, quando l'abbiamo detto? Dici, uno che non è un fallito e dici fallito, quello è grave. Cioè, non, ma chi ha mai detto fallito a Mr. Nice? Ma chi l'ha mai pronunziato? No, ma chi l'ha, che detto, cazzo vuole stiamo questo? Stiamo parlando delle cose in cui non è relatable. Cercate pure stare un attimo al discorso che stiamo a fare, porca miseria. Ma poi fallito a Nice. Vabbè, comunque ragazzi, ma perché avete tirato fuori l'unico uno dei pochi esempi? Perché avete tirato fuori uno dei pochi esempi dove sarebbe perfino un complimento? No, infatti dicevo, quando tu dici una menzogna è lì che è grave, questo diceva Simone. Se tu dici una cosa che è uno statement, che non è che mo non puoi dire le mucche sono un po' sovrappeso, body shaming alle mucche, mucche sono grasse. Cioè, sì, ma se scrivi perdente in testa uno non è... Cioè... Non è la verità. A meno che non sia un perdente. Ma poi perdente. Ma chi è un perdente? No, il fatto è quello che perdente, cioè loser, è una definizione per forza di cose individuale. Cioè, magari per Andrew Tate è un perdente, non lo so in questo caso, perché non c'ha abbastanza soldi, cioè, non lo so, perché... Non lo ma so, perché è un giornalista di Vice che è contro di lui, cioè... Se avesse scritto, che ne so, bugiardo, in quanto bugiardo, ci può sta, perché sarebbe la verità. Ho tanti amici, non mento mai, bugiardo. Te ricordi, no? Bugiardo. Fibra. Bugiardo. Comunque, Vice. Dicevamo, Vice. Allora, tanti amici, tante bugie. Tanto disonore. Sì. Ah, che brava, bella questa. Volendo sì. Appena due settimane dopo aver riportato la notizia che BuzzFeed News avrebbe chiuso i battenti senza dichiarare bancarotta, oggi il New York Times riporta che il beniamino della sinistra woke e l'ex impero mediatico multimiliardario, la più grande potenza mediatica del web, Vice, che un tempo aveva incantato giganti come Disney e Fox, investendo centinaia di milioni prima del suo incredibile crashland, si sta preparando a dichiarare bancarotta. Secondo il New York Times, il deposito potrebbe avvenire nelle prossime settimane. Secondo tre persone che hanno familiarità con la questione e che non sono state autorizzate a discutere del potenziale fallimento in via ufficiale, l'azienda è alla ricerca di un acquirente e potrebbe ancora trovarlo per evitare di dichiarare bancarotta. Secondo una persona informata sulle discussioni, più di 5 aziende hanno espresso interesse a acquistare Vice. Vabbè, una è la Sdrubalini SRLS, lo possiamo dire. Beh, spoileriamo tanto. Le possibilità che ciò avvenga, tuttavia, sono sempre più scarse. Ci hanno chiesto troppo per il momento. Ma vogliamo dire una cosa? Noi abbiamo puntato tutto su questo placement per fare liquidità, certo, per poter acquistare Vice. E quindi niente, è andata così. Ha dichiarato una delle persone, ci abbiamo provato a salvare Vice. Ha dichiarato una delle persone a conoscenza della potenziale bancarotta. Una dichiarazione di fallimento di Vice sarebbe un finale appropriato per la tumultuosa storia di Vice, vera e propria fenice mediatica che è sorta dalle ceneri con la sua facciata iconoclasta e controculturale. Poi ha cercato rapidamente di soppiantare l'establishment dei media prima di convincerlo a investire centinaia di milioni di dollari. Nel 2017, dopo un round di finanziamento da parte della società di private equity TPG, Vice aveva un valore di 5,7 miliardi di dollari. Madonna. In quel periodo l'azienda si è resa conto che per trattare con Disney, per continuare a ricevere denaro avrebbe dovuto frenare i suoi modi ribelli e rapidamente virato verso l'esterno, perdendo la maggior parte dei suoi fan nel processo. Di conseguenza l'azienda vale oggi una frazione del denaro che è riuscita a spremere dai giganti dei media esistenti, ora rischia la bancarotta. È quello che dicevamo, cioè, grazie Sashimi, nonostante quello che diceva prima Dave, cioè che effettivamente ancora Netflix, Disney e altre stanno andando in quella direzione, magari gli investimenti per prendere fette pubblicitarie su lidi woke, chiamiamoli così, ovviamente adesso si è ridotta, perché giustamente mi faccio investimento e ci devo pure rimettere danni d'immagine, non mi conviene sì, più. Non si sta rivelando più una roba redditizia, cioè... Uh-huh.
Quando Weiss sarà in bancarotta, il maggior detentore di debiti della società, il fondo immobiliare Fortress, finirà probabilmente per controllare l'azienda. Weiss potrebbe continuare a operare normalmente e indire un'asta per la vendita della società nell'arco di 45 giorni, con Fortress in pole position come acquirente più probabile. A differenza degli altri investitori di Weiss, tra cui Disney e Fox, Fortress detiene un debito senior, il che significa che viene pagata per prima in caso di vendita. Disney e Fox, che hanno già azzerato i loro investimenti, saranno spazzate via. Non a caso un fondo immobiliare sa come garantirsi. Vabbè, qua è nata come rivista anticonformista a Montreal più di 12 anni fa, nel corso degli anni si è trasformata in azienda mediatica globale, studio cinematografico, agenzia pubblicitaria, show patinato sulla HBO e uffici nelle più lontane e capitali, le più lontane capitali del mondo. Disney, dopo aver investito centinaia di milioni in Vice, ha valutato l'acquisto della società nel 2015 per oltre 3 miliardi. L'affare non si è mai concretizzato, ma l'interesse di Disney ha imposto una rivoluzione culturale completa all'interno di Vice, che ha preso, che ha perso il suo appeal ribelle e si è invece affannata a piegarsi, devo bere l'acqua, ideologia woke, per allinearsi a Disney e all'aria che tirava a Los Angeles e San Francisco. Praticamente ha venduto la propria anima per soldi, salvo poi disgustare il proprio pubblico e precipitare. Un acido ma realistico commento sul fallimento di Vice è stato fatto dal presidente del Salvador. Sembra che anche i soldi di Soros finiscano in greve. Questo è quanto. Possiamo, ragazzi, dire che è un po' simile, visto che c'è Mr. Nice, mi è venuto in mente perché l'ho visto prima in chat, un po' molto simile alla storia di Mr. Nice, al percorso che ha fatto lui. No, prima no. Sbanca tutto, ottiene fama con la sua indole ribelle, poi si vende totalmente al miglior offerente, a tutti i placement che arrivano, diciamo più in piccolo rispetto a Vice, diciamo che so, la metà di Vice a livello di introiti economici, e quello lo corrompe fino a farlo diventare il fantasma di se stesso, e poi ha fatto la fine che gli abbiamo visto fa. Grazie Francesco. Tu non trovi? Non lo so, ci devo riflettere perché l'analisi approfondita... scrivimi dopo su WhatsApp, fammi sapere. Sì, t'aggiorno, dai, t'aggiorno. Dai, Dave, dai, top, vedi? Storytelling. Vedi? Dice Mr. Nice. Vedi? T'ha confermato lui. Se è d'accordo, è interessato. Perfetto. Allora, ragazzi, dai, grazie mille per essere stati con noi. Top live, punto esclamativo biglietti. Ci vediamo il 23, il 24, il 25 maggio. Siamo carichissimi. Qui si macina, 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 macina ogni giorno per garantirvi il più grande show che abbiate mai visto su Twitch. Ci sarà anche una bella sorpresa. Questo lo possiamo dire proprio in relazione a Twitch. Ah, sì. Questo lo dico sul serio, un grande successo e record effettivamente in Italia e anche nel mondo, cioè nel senso solo in America e in Spagna è successa una cosa simile in relazione a Twitch, quindi siamo contentissimi e ci vediamo venerdì prossimo a mezzogiorno alle 15. Aspetta, quindi questo rende inequivocabile una carica che noi possiamo dire senza risultare cringe e senza che sia fallace, primi in Italia. Vero. Primi a farlo. Primi in Italia per due punti e poi uno. Esatto, assolutamente. Non i più meritevoli, i secondi più meritevoli, ma mi spiace, comunque primi a farlo. Esatto. Come farete a portare ospite Grena e Bosco, loro che è banato? Non si preoccupi d'assista, non si preoccupi, ci sarà di tutto. Ciao! Ciao a tutti, ciao! Ciao belli! Ciao, grazie Lucia, grazie a tutti! Un saluto alla famiglia Miele! Ciao! Ciao ragazzi! Ciao!